Si è conclusa domenica la 36esima edizione della mostra dell'artigianato artistico e tradizionale di Feltre. Nel pomeriggio, nella sala degli stemmi del municipio, si è svolta la tradizionale cerimonia di consegna dei premi del concorso Carlo Rizzarda, andato a Diego Imperatore, e del concorso di forgiatura, che ha visto primeggiare Giampaolo Maniero. Il riconoscimento per il miglior espositore della rassegna è andato invece a Isacco Zatvari. Per quanto riguarda i numeri, si possono quantificare le presenze totali sulle quattro giornate di apertura in circa 15.000 unità. Da segnalare la formula del programma, in parte condiviso con la sezione CAI di Feltre, che in occasione dei 100 anni dalla fondazione ha ospitato la Settimana Nazionale dell'Escursionismo. Tra i punti forti dell'edizione di quest'anno anche l'ampia offerta di eventi culturali, musicali ed espositivi che hanno animato il centro storico della città durante tutto il fine settimana. Le ristrutturate fontane lombardesche, illuminate a dovere, hanno fatto da cornice ideale agli spettacoli serali, in particolar modo quello estremamente suggestivo di sabato sera con le evoluzioni di Sky Piano. Gli artigiani sostanzialmente sono rimasti tutti contenti e il bilancio direi che è positivo, compresa la premiazione al CAI, dove avevamo una collaborazione per i 100 anni dell'anniversario della sezione di Feltre, dove la mostra dell'artigianato da 6 mesi lavora per costruire un evento assieme. Un risultato più che ottimo dal punto di vista della mostra dell'artigianato, dal punto di vista del CAI, dal punto di vista di tutti quelli che ci hanno visitato, che hanno dato delle buone impressioni. L'obiettivo era quello di centrare una collaborazione con quei 100 anni del CAI, collaborazione che abbiamo fatto, l'abbiamo portata a buon termine e siamo tutti contenti.